Questo programma è offerto da Bag, abbigliamento, accessori e calzature. GZ International e GZ Arreda. Motorbike Expo, Verona Fiere. Mateca, Green Solution. Rizzoli, Ortopedia. Vuoi sostituire la tua vecchia vasca o doccia? Chiama Italia Docce. Un tecnico verrà a casa vostra per un preventivo gratuito. Piatto spessore 3 cm, Solid Stone. Antiscivolo, antibatterico, antimuffa. Italia Docce si serve dell'unico brevetto europeo con sistema Tecnobed. Per cui chiama Italia Docce per avere la tua nuova doccia. Avete visto la pubblicità con il marchio di VS Group? Bene, questi prodotti sono convenzionati con il nostro gruppo di lavoro. Come fare? Chiama il numero o manda una mail con le informazioni richieste. Oppure vai sul nostro sito www.dvsgroup.eu. Alla voce marketing troverai le pagine interessate. Buonasera a tutti i nostri cari telespettatori del Video Magazine. Quest'oggi ci troviamo a Perugia, in quel di Pieghero, per l'appuntamento annuale dell'Anabassi 300. Durante questo evento siamo andati incontro a tre diversi eventi atmosferici. Venerdì pioveva, mentre sabato c'era il sole che era quasi primavera e domenica addirittura è venuta un sacco di neve. In questa occasione siamo andati a intervistare Filippo Cecucci, che è l'organizzatore dell'evento. Filippo, salve, raccontaci di questa moto cavalcata. Da quanti anni organizzate l'Anabassi 300? L'Anabassi 300 nasce dall'idea derivata dall'Anabassi 1000, che era del 2007. L'Anabassi 300 è stata fatta per la prima volta nel 2013. L'idea è di fare un rally senza cronometro, vale a dire le caratteristiche proprie di un rally, di un giro in moto con il roadbook, togliendo tutta la parte di prove speciali, di cronometro, eccetera, quindi tutto, per così dire, lo stress, però permettendo l'avventura e il gioco. Quindi dal 2013 siamo alla quinta edizione. Quest'anno le iscrizioni si sono concluse prima del previsto. Spiegaci il successo. Beh, io mi auguro che si possa dire che è una manifestazione organizzata da appassionati per gli appassionati. Quindi direi che alla fine i gusti, quello che piacerebbe a me e a noi ragazzi del motoclub, alla fine è quello che piace alle persone che vengono a partecipare. La conoscenza del territorio dell'Umbria è totale, quindi riflettiamo magari nel corso di alcune uscite, soprattutto davanti alle cartine e alle mappe e al GPS. Disegniamo un percorso fra di noi nella prima nota di ogni roadbook dell'Anabasi. C'è scritto chi ha disegnato il percorso. In questa occasione, ad esempio, la giornata del venerdì era stata disegnata a metà da Lorenzo e metà da me, la giornata di sabato totalmente da Lillo, la giornata di domenica da me. We'll be right back.
Eccoci con lo staff della Anabasi 300. Parliamo con Alvise, che ora ci spiegherà come si svolge il percorso e cosa lo caratterizza. Allora, il percorso è strutturato in tre tappe. Parte ormai tradizionalmente qui dal ristorante da Elio, che ci accompagna praticamente dall'inizio di Anabasi 300, e è strutturato in tre tappe in ordine parabolico, cioè inizia con una prima tappa di 80 km, la seconda tappa, quella del sabato, è 180 km e l'ultima invece è 100 km. Ho il presidente che fa il gatto e ogni tanto fa così, fa. Cosa caratterizza? Prima cosa è la navigazione attraverso roadbook, quindi tutto navigato con delle opzioni facili, difficili, note segnate diversamente e i controlli timbro che utilizziamo per attribuire, come dire, dei punteggi ipotetici alle squadre partecipanti, proprio perché raccolgano, come dire, tutti i timbri disposti lungo il percorso. Dall'altro lato è molto utile all'organizzazione per capire i tempi della manifestazione e sapere che tutti i piloti sono sul percorso oppure qualcuno si è ritirato, insomma avere il controllo dei partecipanti. Questi sono i controlli timbro che disponiamo, di solito sono 6-7 al giorno, cioè 6 o 7 per tappa. Si conclude questa puntata dedicata alla Anabasi 300. Noi ci rivediamo la prossima settimana con nuovi contenuti e interviste. Per il tuo messaggio promozionale, chiama o mandaci una mail e troveremo l'offerta migliore per la tua azienda. Vuoi sostituire la tua vecchia vasca o doccia? Chiama Italia Docce. Un tecnico verrà a casa vostra per un preventivo gratuito. Piatto spessore 3 cm, solid stone, antiscivolo, antibatterico, antimuffa. Italia Docce si serve dell'unico brevetto europeo con sistema TecnoBed. Per cui chiama Italia Docce per avere la tua nuova doccia.